Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti dopo tanto tempo con una nuova puntata della sfida del crogiolo, la numero 7-8, non me lo ricordo più. In ogni caso, prima di iniziare, veloce veloce, due cose. Primo, per le live streaming che io faccio su Twitch ogni tanto, ogni volta che non ho la possibilità, per meglio dire, dal 2016 non caricherò più video qua sul canale per dire sono in live adesso, qua, là, solo sulla pagina Facebook scriverò. Bene o male gli orari li avete capiti, streamo sempre quasi alla sera dalle 7 alle 8 piuttosto che al pomeriggio dalle 3 alle 5 indicativamente. In ogni caso, pagina Facebook solo lì scriverò. Link in descrizione, mi raccomando. Seconda cosa molto importante. L'ultima sfida del crogiolo vi chiesi 1000 mi piace se non mi sbaglio e siamo arrivati a 1500, 1600, scusatemi, 1600. Questa volta vi chiedo direttamente, ce la facciamo ad arrivare a 1500? Questa è, e presumo anche sarà l'unica serie in cui vi faccio richiesta, quindi ce la facciamo? Questa è la sfida che lancio a voi. Dicendo questo, andiamo a giocare. La classe che utilizzerò quest'oggi è una classe molto mobile, punto molto sulla mobilità, quindi Predatore della Notte. Soltanto per utilizzare la schivata tramite il casco, che è questo, il pegno del gravitone. Poi, multistrumento Mida, perché come ben saprete è un'arma che fornisce molta mobilità. Qua ero indeciso se mettere addirittura leggerezza, ma facciamo che la metto direttamente. La sidearm dello standard, soltanto perché non ho mai avuto l'occasione di utilizzare una sidearm, quindi eccoci qui. Una spada, tanto perché fa figo. E non dovrei avere nient'altro di particolare. Quindi, come al solito, andiamo a cercare la nostra bella partita in rissa. Dov'è qua? Rissa. Ci vediamo quando troverò una partita non ancora incominciata. E mentre cerca la partita, come al solito, vi invito a lasciarmi un commento dicendomi una classe che vi piacerebbe che io utilizzassi. Arma primaria, arma speciale, arma pesante, classe, sottoclasse. Niente penalità, niente cose stupide della serie, vai in una mappa ampia e usa solo oltre al nulla. Sfide più o meno serie, classi che vi piacerebbe vedermi giocare. Anche tipo il set di questo, il set di quello. Solo armi hanno due, solo hanno due. Armi che, boh, mi piacerebbe, un set che vi piacerebbe vedere. Cose sensate. Non vi chiedo altro. Sembrerebbe che abbiamo trovato una partita. Cioè, dovete sapere che questa è tipo la seconda partita che incomincio, la terza, perché quella prima abbiamo iniziato in 4 e abbiamo finito in 3. Ma che problemi ha la gente oggi? O Destiny? Cioè, infatti, vedete, vabbè, le gramme esotiche ce l'avevo già prima. Ho attivato il 3 di oro. Boh, cioè, mi piacerebbe che giocarla una partita decente da portarvi, sapete, no? L'idea del risultato è che sapete che non me ne frega un cazzo di portare vittoria o sconfitta che sia. Vabbè. Là. Pompa, 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 pompa. Iniziamo bene. Tra le mie mani che si incastrano da sole, mamma mia, la prima partita del giorno, le prime partite del giorno sono sempre uno scempio, ragazzi. Via uno. Bello, bello, bello. Perfetto, via due. Ma perché sempre lui? Ma perché? Perché? Allora, è una legge matematica. Quando tu stai scappando, ti becchi il primo in posizione che ti uccide e si prende punti gratis. Guarda, guardate chi è! Ma è incredibile, ragazzi! Ma gu guardate sto sacco di merda! La fucile a pompa te lo metti in culo a sto giro. Vabbè, non erite, ma fa niente. Perfetto. Quanti colpi ho missato, raga? Questa morte me la merito tutta. Quanti colpi ho mancato? Quanti? Sono dalla parte opposta della mappa, vero? Ma cazzo so? Questa mappa poi fa pure cagare. Qualcuno si ricorderà magari il suo Siride qua. Cosa vuoi fare? Fermo tu. Ok, c'è uno anche alle spalle. Cosa vuoi fare? Ecco, in testa, dove dovrei essere? Ahahah!
sempre lui, ma perché sempre? Poi uno non deve sclerare. Pesanti. C'è uno con la spada, c'è un altro come me con la spada. Grazie. Caso qualcuno voglia seguirmi. Bella super. Ecco, un consiglio che ne approfitto per darvi. Quando vedete qualcuno che davanti ai vostri occhi sta per attivare una super, qualunque essa sia, e diciamo che è un brutto momento per attivare la super. No, non ho ripremuto. Ma cioè, fategliela prima attivare, così la spreca, poi lo ammazzate. Che gli ho ficcati in culo. Allora, quello lì si è preso un piccolo distacco da me, non va bene. Non so dove sia andato. Ah, ma lui mi vede che sono qua abbassato. Diciamo che fa quello che se, che faccio quello che se ne va proprio. Qua c'è un po'. Perfetto. È morto il primo. Però non vedo il po' come al solito. Stesso problema di sempre, ragazzi. Non posso vedere il punteggio perché c'ho la. Eccolo lì! L'avrei raggiunto! L'avrei raggiunto! Che cazzo faccio con le mani? Allora è agguerrita sta partita. Però visto che la gente non lefta, finalmente la lascerò comunque. Sarà il risultato. Che poi è inutile che ve lo dico anche perché, cioè, se voi non l'avete. Dovreste vedere anche. Boh, lasciamo stare. Aspettate un attimo, ve lo dico tra un secondo quello che volevo dire. Dico, è inutile dire che la vedrete nonostante il risultato, voi non lo potreste sapere altrimenti. Bravo! La capriola mi ha salvato, ragazzi! Non pensavo sarebbe mai successo. Ecco. L'ho detto che la gente non lefta, l'ho detto, ma mi state ascoltando? Sto streamando da qualche parte. Vengono anche i dubbi. Come prima, tipo, cercavo una partita, appena facevo partire la ricerca mi trovava uno. Uscivo dalla queue, cioè dalla coda, e mi ritrovavo lo stesso. Infatti, cioè, tipo, pensavo che fosse uno che faceva apposta a partecipare, ma non so come potesse, visto che non aggiungo più nessuno. Per problemi di space. Eccolo qua, eccolo qua. Perfetto. Ecco, vedete la cazzata che ho fatto qua? Non sono stato abbastanza coperto perché prima dovevo recuperare tutta la vita, poi dovevo sporgermi di nuovo. Ma vabbè, gli errori si pagano, quindi. Devo vedere che arena scuola di muore. Ok, così come è appena successo. Lui non sa che ho la spada, lui non sa che ho la spada. Perfetto. Ok, questo non para la bomba nova, eh? Ci ho provato. Dai, dai, ammazzate quello lì. Arenas, ammazzate Arenas, ammazzate Arenas, ammazzate Arenas, ammazzate Arenas. Sì! No! Ok, una kill ho vinto! No! Cazzo! Anche lui una kill. No, lui una kill non gli può bastare. Io devo fare due kill almeno. La gente lefta, ma vabbè, senti, sta partita è rimasta. Ale, 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 ale! Vediamo di non morire adesso, perché esulto! No, l'ho ucciso, ma sono morto! Tan, tan, tan. Questa sarà la miniatura! Tanto per. Cioè, la metterò nella miniatura. Oh, si vede un bug, mi sa che è sporca la webcam. Comunque, 22-11 discreto come risultato. E io stavo per perdere con uno che intanto ha fatto 21-16. Tanto per dire. Andiamo in orbita. Non ho troppo esotico, vero?
Acciderbolina. E in ogni caso, ragazzi, anche questa vi ho fatto perdere un timpano. Anche questa partita del crogiolo è terminata. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi invito a lasciarmi il commento, a seguire tutte le istruzioni che vi ho dato a inizio video, sia per la sfida dei mi piace, sia per la questione degli streaming. Che dire, ragazzi, spero che questa serie vi stia divertendo, anche se le puntate escono una volta ogni morte di Papa. Io vi ringrazio nuovamente per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!